futuro è davvero già scritto. Il mondo si sta riempiendo di esseri fuori dal comune che non possiamo controllare. Stiamo vivendo il principio di un nuovo stadio dell'evoluzione umana. Le mutazioni si manifestano nella pubertà e sono spesso provocate da un periodo di forte stress emotivo. Grazie, dottoressa Gray. La sua relazione è stata molto istruttiva. Tuttavia, non ha centrato il nocciolo della questione, l'argomento di questa conferenza. In poche parole, sono pericolosi i mutanti. Senatore, è un fatto che i mutanti che con coraggio hanno rivelato pubblicamente la loro esistenza sono stati accolti con paura, ostilità e violenza perfino. Michelle, Tony, no, è per avere un po' di trasparenza. Vediamo che succede veramente. Vi chiedo di indirizzare la vostra attenzione verso lo schermo. Credo che quella sia la Corea del Nord. Possiamo spegnere quell'affare? Spegniamolo. Iran. Signore e signori, la verità è che i mutanti esistono e sono in mezzo a noi. Noi dobbiamo sapere chi sono. È giusto. E soprattutto dobbiamo sapere quali poteri hanno. La prego, se la sua priorità fosse veramente il benessere no, dei la mia cittadini priorità americani è quella di far consegnare l'arma Iron Man al popolo degli Stati Uniti d'America. Beh, se lo può scordare. Io sono Iron. Non capisco dove voglio arrivare, non credo che ci sia. Voglio arrivare a dire prego. Per poi. Immagino. Per essere il vostro deterrente nucleare. Io credo che il popolo americano abbia il diritto di decidere se vuole che i propri figli vadano a scuola con dei mutanti. E abbiano dei mutanti come maestri. Tutti a terra! Gli umani spargeranno sangue per primi. Finalmente ora so che cosa devo fare. E so nel mio cuore che è giusto. Protezione? È così che la chiami tu? Questa è protezione? Faccio quello che deve essere fatto per prevenire qualcosa di peggio. Imperverserà la nostra guerra. Le vostre città non saranno sicure. Le vostre strade non saranno sicure. Voi non sarete al sicuro. E ai miei fratelli mutanti faccio questa offerta. Unitevi a noi o fatevi da parte. È stato versato già abbastanza sangue mutante. E tu sei un mutante. In tutto il mondo là fuori ci sono solo persone che ti odiano e ti temono. E tu vuoi perdere il tuo tempo a proteggerle. Io ho di meglio da fare. Sai, Magneto ha ragione, sta per scoppiare una guerra. E tu sei dalla parte giusta. A volte è difficile. Ma prima o poi tutti gli uomini rivelano se stessi. Pensavo che la punizione venisse dopo il crimine. Noi non possiamo permettercelo. Noi chi? C'è solo una domanda. Vi unirete alla mia confraternita per combattere o attenderete l'inevitabile genocidio? È per questo che sei venuto? Per eliminare gli Avengers? Perché fai domande di cui conosci già le risposte? Da che parte starete? Con gli umani o con noi? Abbiamo raggiunto compromessi che a volte ci hanno tolto il sonno. Ma volevamo che la gente potesse essere libera. Questa non è libertà, è paura. Quello è il game over. Siamo soltanto in 6, Logan. Perderemo. Allora insieme resisteremo. Faremo anche quello insieme. X-Men. Siamo gli Avengers. Tutti insieme. Quando un individuo acquista un grande potere, l'uso o l'abuso di quel potere è tutto. Sarà usato per il bene di tutti o per fini personali oppure distruttivi. Molte persone rischiano di morire e io non lo posso permettere. Vaffanculo, bambolotto. Stanno costruendo un'arma che può provocare la fine della nostra razza.
come. Che facciamo, capitano? Le stelle si bagneranno del tuo sangue impuro. Proverò a tagliarti la testa. Vediamo se funziona. Uccidateli! Combattiamo. Hai un braccio d'acciaio! Fighissimo, amico Stark! Ti occorre un piano d'attacco! Io ho un piano. Attacco! Hanno le loro armi! Noi abbiamo le nostre! Pensiamo noi, a posto, va. Riuscite a contrastarli? Capitano, sarà un immenso piacere. Figlia di puttana! Merda! Canada!